sono online, paesi. Vabbè, parte l'applauso. Dai ragazzi, connettiamoci. Buonasera, signor Antonio. Vabbè. Abbiamo affilato queste settimane. Pasta e patate, non si crede. Come lo fai a sapere? Dai ragazzi, iniziamo a condividere il video, che stasera facciamo una bella ricetta. Andando qui, mi sono fatto un po' di brodino. Mamma mia. Questo brodo caldo, adesso voglio andare un po' a salare, così lo mettiamo un po' di meno. Ciao Francesco. Grande Antonio. Andiamo un po' a salare qui. Mi sono fatto un brodino, ragazzi, per accompagnare questa ricetta di questa sera, quindi sicuramente c'è una bella ricetta buona, sono sicuro al 100%, quindi iniziamo tutti quanti a condividere il video, ragazzi. Già siamo un bel gruppo, posso vedere, guarda, questi giorni incredibile, perché come si riempie la mia diretta, veramente sono contento veramente. Quindi ragazzi, questa sera facciamo pasta e patate, ok? Poi, però, una cosa che non posso fare, e purtroppo io qui a Barcellona io non ho la pasta mischiata, perché la pasta e patate purtroppo si fa con la pasta mischiata, che è di tradizione. Io non ce l'ho perché qui non si trova, e comunque utilizzerò queste pennette, ok? Utilizziamo le pennette piccole per fare la pasta e patate. So che non è lo stesso, ovviamente, però comunque sono sicuro che comunque ci esce una bella ricetta, perché la pasta mischiata qui a Barcellona, ragazzi, non si trova. Poi, allora, abbiamo detto, ragazzi, pasta e patate. Poi mi prendo le mie patate, ok? Già me le sono sbucciate questa sera, che le ho cucinate anche a pranzo, che le dovevo finire. Poi ho qui un pezzettino di pancetta salata spagnola e un po' di scamorza. Ok ragazzi, semplici fino a qua, poi semplici ingredienti, poi sedano, carota e cipolla, e facciamo un bel soffritto consistente. Ci metto anche un po' di aglio, perché lo voglio bello che si sente questo soffritto, ok ragazzi? Poi ovviamente abbiamo detto la scamorza, e ci mettiamo anche un po' di parmigiano a sentimento, che non può mai mancare, ok ragazzi? Quindi proseguiamo con questa ricetta. Quindi abbiamo detto, allora, io mi sono fatto un brodo vegetale, un brodo veramente leggero, perché di solito la pasta e patate, ragazzi, come la faccio? Ci faccio sempre un soffritto di sedano, carota e cipolla. Adesso vi faccio vedere. Ci faccio questo soffritto. E poi per dare un po' più di forza, comunque, invece di utilizzare l'acqua normale per cucinare la pasta, utilizzo il brodo, perché è così che esce una bella pasta e patate consistente. Ok ragazzi, quindi che cosa facciamo? Iniziamo a fare questo soffritto. Hai ragione Giorgio, hai ragione, la posso fare, però purtroppo C'avevo questa, cioè la dovrei rompere io, oppure dovrei recuperare gli scarti di tutte le paste. Quindi diciamo che a casa mia, ragazzi, la pasta non è che si trova, cioè c'è sempre, perché io non ne mangio tanta, perché cerco di distribuire il cibo durante la settimana, quindi la mangio solo 2-3 volte a settimana. Veramente non è. Quindi oggi ho trovato queste pennette che stavano qui da un po' e ce le andiamo a mangiare, ok ragazzi? Allora ci facciamo un bel soffritto con la cipolla,
facciamo sedano, carota e cipolla, ok ragazzi? Poi c'è chi la fa solo con la cipolla, c'è chi utilizza solo un po' di aglio per questa ricetta. Io sinceramente faccio un classico soffritto sedano, carota e cipolla, perché poi questa è una ricetta, diciamo, si dice che la ricetta madre è quella napoletana, però comunque è una ricetta che si fa in tutta Italia e ci sono tantissime varianti. Ognuno è libero di seguire la variante preferita, è libero di elaborare la ricetta come meglio crede. Allora, ci mettiamo un bel po' di cipolla, ragazzi, perché si deve sentire, ok? Io ne metto, vediamo un po', ne metto un po' più della metà, perfetto. Questa qui me la mangio domani. Poi ci mettiamo un po' di sedano, ok? Non mi sono lavato anche il sedano. Quindi la cipolla la tagliamo fine, la sminuzziamo con il coltello. Questa parte. Poi ragazzi, vi ripeto, ciao Giovanni, se qualcuno è interessato al mio corso di cucina gratuito, qualcuno che ancora non ha avuto accesso, c'è ancora disponibile il mio corso di cucina gratuito, dove per accederci basta o che vi scrivete in chat dove il mio assistente robot vi risponderà e vi darà tutte le indicazioni, poi basta premere sul pulsante inizia, oppure adesso vi metto il link qui nei commenti, così dopo basta che ci cliccate. Chi ci vuole accedere, è un corso di cucina gratuito dalla durata di 7 giorni. Quindi abbiamo detto, oggi ragazzi stiamo facendo pasta e patate, ok? Allora, io intanto mi faccio prima un bel soffritto, poi ci mettiamo anche un po' di pancetta, c'è un po' di pancetta salata. Voi volendo ragazzi potete utilizzare, se non avete la pancetta, del guanciale che ci sta benissimo. Io qui purtroppo il guanciale, che ne parliamo qua, pure che il guanciale non si trova tanto spesso, anzi è quasi impossibile da trovare, bisogna solo andare nei negozi italiani, oppure possiamo, sì, diciamo pancetta e guanciale sono gli ingredienti più indicati per questa ricetta. Perfetto. Quindi poi, come ho detto, io mi sono fatto anche un brodo l'avevo utilizzato oggi, adesso questa sera lo riutilizzo, che lo metto al posto dell'acqua, utilizzo il brodo per cucinare la pasta. Vediamo che esce bene sta pasta e patate questa sera, dai. La preparazione è semplice, però si prepara, diciamo, un po' diversamente dalla solita pasta che mangiamo tutti i giorni, però comunque è una ricetta piuttosto semplice alla portata di tutti. Allora, io per prima cosa, ragazzi, pasta e patate, giuro. Allora, per prima cosa, io che cosa mi faccio? Mi inizio a mettere l'aglio, che ho detto la voglio bella saporita, quindi metto l'aglio a soffriggere in padella e poi ci metto anche gli altri ingredienti. Quindi ci tagliamo anche la carotina qui. Ok, semplicissimo da fare. Poi ragazzi, mi fa piacere che comunque ieri sera abbiamo un grande successo, devo dire, la diretta. Un sacco di persone che mi hanno scritto, che erano rimasti contenti. Perfetto. Quindi questa sera facciamo una bella pasta e patate. Allora, poi cos'altro volevo dire? Volevo dire qualche altra cosa. Vabbè. E niente ragazzi, volevo dire che comunque c'è ancora il mio corso di cucina gratuito, che sono ancora aperte le iscrizioni, se qualcuno vuole accedere c'è il link qui nei commenti, oppure basta che mi scrivi in chat, che dove c'è il mio assistente robot che vi risponderà che vi darà le informazioni. Poi basta che premete sul tasto inizia, vi sarà spedita una lezione di cucina al giorno per i prossimi 7 giorni. Per chi fosse interessato, magari dopo la diretta mi scrive e vi mando tutte le informazioni che avete bisogno per accedere al corso. Perfetto, allora ragazzi, questa sera facciamo la pasta
pasta e patate. Allora mi sono fatto sedano, carote e cipolla, questi più che abbastanza. Poi ci ho messo anche un po' di aglietto, ragazzi, perché per me la pasta e patate deve essere bella 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 saporita, bella consistente, bella, si devono sentire proprio i sapori forti, come si faceva una volta. Allora io vi faccio una semplice ricetta che la faceva mia nonna. Le ricette delle nonne sono sempre le migliori, me la fa ancora, anzi se mia nonna mi sta guardando, per cortesia potrebbe prepararmi la pasta e patate appena torno. Ciao Cosimo, ciao Carmela. Stiamo facendo questa sera pasta e patate, ragazzi, semplicissimo. Più semplice di così non si può. Allora, io mi sto facendo dorare l'aglio in padella, vi faccio vedere. Ho messo un po' di aglietto qui perché la voglio bella consistente. Poi qui c'ho anche un brodo leggero, sedano, carota e cipolla. Ok ragazzi, quindi che cosa faccio adesso? Prima di metterci questo soffritto, io ci voglio mettere un po' di pancetta. Ok? Ho questo pezzettino di pancetta, ragazzi, ce lo vado a mettere. Poi a casa, vi ripeto ragazzi, potete utilizzare del lardo, pancetta affumicata, pancetta salata, quella che avete a disposizione. Perfetto, ci metto, la taglio finemente, che comunque questa adesso si andrà a sciogliere, quindi la faccio così a metà. Perfetto, adesso la facciamo sciogliere in padella. Perfetto, vi ripeto ragazzi, stasera non utilizzo la pasta mischiata perché non ce l'ho la pasta mischiata. Poi mi hanno suggerito, si può fare a casa, è vero, si può fare a casa, però per una questione di tempo, per una questione di organizzazione, per una questione di lavoro, mo uno non stiamo badando a questi dettagli. Chi mi segue? Grazie Riccardo che mi segui. Stiamo facendo la pasta e patate questa sera. Pasta e patate, ricetta delle mie parti, ragazzi, ricetta delle mie parti. Poi ognuno ha la sua versione, tutte quante sono buone. Ok ragazzi, allora ci mettiamo questa bella pancetta, sentite come soffrigge. Mamma mia ragazzi, adesso la mia cucina si improfumerà. Mamma mia, che cos'è ragazzi, che profumo. Perfetto, allora la facciamo diventare croccantina, aspettiamo che si diventa leggermente croccante, che rilasci un altro po' di grasso, perché ragazzi la pasta e patate è bella sostanziosa, è bella piena di profumi, aromi, sapori. Perfetto, quindi la lasciamo andare per un po'. Io intanto qui mi sono preparato un soffritto, ci metto sedano, carota e cipolla. Ok ragazzi, quindi ci mettiamo un bel soffritto sedano, carota e cipolla. Poi vi ripeto ragazzi, c'è chi la fa normale, chi la fa solo con la cipolla, chi ci mette solo l'aglio e la cipolla, chi invece solo l'aglio. Diciamo, io l'ho visto fare tante volte dalle mie parti con il sedano, carota e cipolla. Poi la ricetta originale è un po' un mistero trovarla, perché una ricetta così vecchia, che è fatta in tantissime cucine dell'Italia, purtroppo ognuno ha una sua versione. Perfetto, quindi sono ben soffritto. Mamma mia ragazzi, ma che profumo che c'è nella mia cucina, che profumo. Ok, allora faccio vedere ragazzi che succede qui in padella. Stiamo facendo rosolare questa pancetta, che adesso diventa sempre più piccola perché perde tutti i grassi e diventa croccantina. Mamma mia, che cos'è? Ma vi ripeto ragazzi, potete utilizzare del guanciale, pancetta affumicata,
diciamo questi sono quelli che raccomando io. Ok, tolgo l'aglio per chi ha fatto il suo lavoro e vado a mettere il soffritto di sedano, carota e cipolla. Ok, semplicissimo fino a qui, ragazzi. Ciao Rossi, adesso ti ripeto tutto, metto prima il soffritto ragazzi, poi vi ripeto dopo, se volete accedere al mio corso di cucina gratuito, vi scrivete in chat che è disponibile il mio corso di cucina gratuito, oppure cliccate nei commenti, c'è il link nei commenti ragazzi, ok? No, adesso le metto le patate, vi faccio vedere come faccio. Allora, praticamente ragazzi, ho messo giusto un po' di olio d'oliva con un po' di aglietto, ok? Poi ho fatto rosolare la pancetta velocemente, giusto che si ammorbidisce un po', e poi ho aggiunto un soffritto di sedano, carota e cipolla. Semplicissimo da fare fino a qui. Adesso vi faccio vedere come faccio le patate. Quindi questo soffritto adesso ragazzi si deve un po' appassire, quindi lo lasciamo a fiamma media. Il pomodoro è opzionale, c'è chi ci mette un cucchiaio di salsa di pomodoro, c'è chi ci mette un cucchiaio di concentrato, oppure si può fare semplicemente così in bianco. Diciamo, io l'ho visto sempre fare che si mette un cucchiaio di concentrato di pomodoro. Io questa sera non ho il concentrato di pomodoro, però forse ci metto un cucchiaio di salsa di pomodoro, ma ce la vado a mettere dopo. Vediamo prima come esce, perché se esce buona, che diciamo che ho trovato la consistenza che mi piace, non la vado neanche a aggiungere, perché non voglio andare a toccare troppo i sapori, perché comunque questa è una bella ricetta, bella saporita ragazzi, bella piena, bella ricca di sapori. Quindi che cosa faccio adesso? Mi taglio le patate, le taglio finemente, perché così si cucinano presto. E poi io ci vado a mettere anche il brodo, le cucino con il brodo e poi ci vado ad aggiungere la pasta. Quindi facciamo una pasta, la cosiddetta risottata. Diciamo, la pasta e patate si fa così, si mischia tutto e si fa cuocere. Io ho fatto questo bel soffritto sedano, carota e cipolla, ragazzi, che c'è un profumo con veramente eccezionale qui. No, le patate non solo con la buccia, le ho sbucciate prima, che le ho utilizzate oggi. le sono già sbucciate e lavate, che me le ero preparate prima. Perfetto. Poi ragazzi, se avete tempo, le patate non serve neanche tagliarle così piccole, però comunque basta che dopo le andate a schiacciare un po' con il coltello. Riccardo, dai, me la metto in lista, ci provo a fare una bella ricetta siciliana un giorno. Però ti avverto che io ci modifico qualcosa perché non mi piace copiare le ricette. Poi vabbè, un conto che quando stiamo parlando della tradizione cerchiamo sempre di andarci vicino, però cerchiamo anche di fare belle ricette con quegli ingredienti che abbiamo a disposizione. Perfetto, allora vediamo che cosa sta succedendo ragazzi in padella. C'è qui il soffritto che si sta cucinando, adesso alziamo un po' la fiamma, come non detto, alziamo un po' la forza del mio fornello e continuiamo a cucinare. Questo praticamente, il soffritto è pronto una volta che si è abbrustolito un po', leggermente vediamo che si è appassito, che si inizia ad abbrustolire leggermente. Possiamo proseguire con gli altri ingredienti. Mamma mia ragazzi, ma che cos'è sta ricetta?
è qualcosa di veramente eccezionale. Quindi stiamo, adesso vi faccio vedere che cosa ci esce. Allora, poi dicevo, io invece di fare buonasera ragazzi, invece di fare la classica di mettere, di aggiungere acqua, io mi sono fatto un brodo vegetale, che è semplice da fare ragazzi. Si danno carote e cipolla e si lascia lì per almeno un'ora. Perfetto, a questo punto che si sono vicino un po' qui, a questo punto ragazzi che le verdurine si stanno abbrustolendo, noi mettiamo le patate, ok? E le saltiamo un po' e poi ci andiamo ad aggiungere il brodo. Ok, facciamo una bella ricetta ragazzi stasera. Pasta e patate. Che c'è di buono, più buono la pasta e patate? Non lo so. Perfetto. A questo punto ragazzi, le patate le facciamo giusto scottare un po'. Le facciamo giusto scaldare, mischiandole con gli altri ingredienti, e poi ci andiamo ad aggiungere il brodo, ok? Fino a qui semplicissimo ragazzi, mi seguite? Guarda Patrizia, diciamo se ci metti il dado è uguale, però non è la stessa qualità. Ovviamente sì, il dado è sempre una... serve per sostituire proprio il brodo. Sì, diciamo è simile, però la qualità ovviamente è diversa nel fare un brodo fatto al momento. Poi allora ci mettiamo il brodo ragazzi, sentite, allunghiamo con il brodo. Adesso dobbiamo aspettare che le patate si ammorbidiscono per bene e le iniziamo a rompere. Ok, quindi mettiamo fiamma alta, forza alta, e facciamo ammorbidire le patate. Allora le patate ragazzi, in questo caso questa ricetta veramente uscirà molto cremosa, perché le patate sono ricche di amido. Poi ci andiamo a cucinare la pasta dentro, anche la pasta rilascerà l'amido. E veramente sarà un capolavoro questa pasta, ve lo dico io, deve uscire, la pasta e patate deve uscire leggermente brodosa. Ok, quindi a questo punto cosa facciamo? Ci mettiamo il coperchio e dobbiamo aspettare un po' perché le patate si devono ammorbidire. Angela, non uso... no, non la cucino a parte, ti faccio vedere adesso come la faccio. Angela, non uso il cucchiaio di legno per una questione di igiene, dato che il legno assorbe tutto, e diciamo nei ristoranti sono già diversi anni, saranno almeno 10 anni che il cucchiaio di legno non si utilizza, ma credo molto di più. E poi vabbè, io a casa per abitudine non lo utilizzo, quindi anche i taglieri la stessa cosa, non utilizzo tagliere di legno, non utilizzo cucchiai di legno per questo motivo, perché il legno proprio tende ad assorbire lo sporco, quindi oltre ad essere una questione di igiene e sicurezza, nei ristoranti è anche illegale in questo momento, si rischiano sanzioni pesanti per l'utilizzo del legno in cucina. Ok ragazzi, quindi stiamo facendo la pasta e patate, ok? Ci siamo ragazzi, fino a qui. Poi vi ripeto, dopo, se volete accedere al mio corso di cucina gratuito di una settimana, o cliccate qui nel link in basso nei commenti, oppure mi scrivete in chat dove c'è il mio robot assistente che vi risponderà e vi darà le indicazioni per accedere al corso. Poi basta cliccare su inizia e accedete a questo corso di cucina gratuito molto interessante. Quindi ragazzi, stiamo facendo pasta e patate questa sera. Vi ripeto, allora io non ho la pasta mischiata, come si direbbe da mie parte, quindi utilizzerò delle pennette piccole. Perfetto. Mi metto
una quantità così, ma un po' di più, dai, quante sono? Siamo per me, oggi mangio solo io, oggi mangio doppio. Quindi ne vado questo in perfetto. Quindi utilizzo questa sera delle pennette, ragazzi, ok? Delle pennette di questo formato, perché la pasta mischiata non ce l'ho e non si trova neanche, per chi non lo sapesse, sono qui a Barcellona. Quindi i ingredienti italiani si trovano, ma bisogna un po' cercarli, non è poi così semplice. Perfetto, allora vediamo queste patate come stanno uscendo. Belle, belle, belle. Allora, man mano che si cucinano, queste adesso si vanno ad ammorbidire piano piano. Quindi noi poi le andiamo a schiacciare con una forchetta, ma adesso ancora è presto perché sono ancora dritte. Poi le andiamo, le iniziamo un po' a schiacciare e poi inseriamo la pasta. Quindi l'importante è che le patate si cucinino, diciamo almeno all'80%, poi andiamo ad aggiungere la pasta e completiamo la cottura. E vabbè, oggi ragazzi di ricetta semplicissima, ho fatto vedere. Ho fatto vedere anche l'altro giorno che abbiamo fatto questa ricetta così, così semplice, quindi queste sono le ricette che mi piace fare a me tutte le sere. E ci divertiamo insieme. Poi abbiamo detto, ragazzi, il parmigiano a sentimento, ok? Il parmigiano sempre a sentimento. Poi io ho qui qualche pezzettino che mi era avanzato di scamorza, quindi me lo vado a tagliare a cubettini. Me lo vado a tagliare a cubettini. E che dopo ce lo andiamo ad aggiungere alla fine. Perché ho detto, ragazzi, che questa qui deve uscire una crema. Questa pasta deve uscire veramente una crema. Se non esce crema, non è buona. Si deve rifare. Ok? Quindi tagliamo a cubettini. Formaggio. Ci mettiamo anche il parmigiano. Ho detto, ragazzi, che questa è una bella pasta, bella saporita, con tanti sapori, con tanti profumi, pochi semplici ingredienti, ma ben decisi, ben distinti tra loro. Ok, questo formaggio qui lo metto qui e dopo ce lo andiamo ad aggiungere. Vediamo un po' le patate. Vediamo le patate come. Una ricetta dolce, l'altra sera ho fatto i tartufi di cioccolato. Ho fatto i tartufi di cioccolato, se non li hai visti puoi andare a vedere che li ho fatti, sono qualche giorno fa, quindi ancora trovi la ricetta sopra tra quelle nuove. E poi sì, appena ho tempo, ragazzi, ve la faccio una bellissima ricetta con dolci, una bella ricetta dolce, vediamo un po' quello che mi riesce da fare, perché più che altro è per non stare troppo tempo, perché cioè, non voglio fare ricette che durano 3-4 ore, perché sennò la gente si stufa. Già questa dura un po' di più del previsto, perché purtroppo c'è da aspettare. Dando però sto formaggio che è ottimo, perfetto. Allora vediamo, ragazzi, le patate. Vi faccio vedere quello che sta succedendo. Le patate man mano iniziano a cacciare l'acqua, vedete che bella acqua che rilasciano. Lasciamo questa bella acqua, io adesso ci vado ad aggiungere un altro po' di brodo. Ok, diventano veramente una crema. E devono restare un altro po', ragazzi, purtroppo questo, cioè, si deve un po' aspettare. Per fare una pasta buona ci vuole un po' si deve un po' aspettare. Allora, ci dice Patrizia, la posso frullare e mettere come sugo per gli spaghetti. Le patate, intendi? E, diciamo, le patate sì, anche si possono fare come sugo per gli spaghetti. Ma guarda, forse non raccomando gli spaghetti con le patate, ma più una pasta corta, una pasta con magari come dei tortiglioni, come delle penne rigate. E anche dei paccheri che ci si abbinano bene, però gli spaghetti con le patate non li vedo tanto in realtà. Poi può darsi anche che mi sbaglio e si vedono bene. Ok, dice Claudiana: posso fare metà patate e metà zucca? Certamente puoi farlo, però attenzione perché patate e zucca hanno due tempi di cottura diverso. Quindi
La zucca tagliala sempre a pezzettini e magari la aggiungi un po' dopo, perché si cucinerà prima. Poi, a meno che tu non voglia fare una purea, quindi è un po' diverso. Però sì, decisamente lo puoi fare anche con la zucca. Ok, ragazzi, allora io adesso voglio anche andare un po' ad assaggiare. Intanto ci inizio ad aggiungere qualche spezia. Allora, qui ho un po' di rosmarino. Allora, importante, con le patate, ragazzi, il rosmarino ci sta sempre bene. Quindi ci mettiamo un po' di rosmarino. Poi ci mettiamo un pizzico di pepe. Ciao Salvatore da New York. Un saluto a New York. Ciao Russell, ciao Antonio. Poi ci mettiamo, ragazzi, un pizzico di pepe e iniziamo a dare un po' di sapore a questa preparazione. Adesso mischiamo un po'. Bello. Andiamo a controllare. Questi ragazzi ci serve un po' di tempo purtroppo. Vi faccio vedere poi come esce, però ci vuole un po' di pazienza. Lo so che ci vuole tanto, però purtroppo non posso far cucinare prima gli ingredienti, hanno bisogno del loro tempo. Però già vediamo che le patate si iniziano ad ammorbidire, questa è la cosa importante. Bello. Una volta che le patate si sono ammorbidite, che si schiacciano senza problemi, si può proseguire. Quindi per il momento deve stare un altro po' così. Ci aiutiamo con il coperchio per velocizzare la cottura, ovviamente per distribuire bene il calore. Ciao Maria, ciao Federico. Sta già andando sto formaggio, ragazzi, perché ottimo. Buono, buono, buono. Adesso vi faccio vedere. Faccio vedere, guardate qui che cosa succede. Guardate qui. Stanno le patate che si stanno cucinando. Ci vuole un po', ragazzi, ci vuole un po'. Antonio, stiamo facendo pasta e patate. Vedete qui, vedete perché le patate sono buone? Perché guarda qui, rilasciano questa cremina. Io non, cioè, non ci ho aggiunto niente di particolare e rilasciano questa bella cremina interessante. Guardate qui. Guardate qui. Bene. Pasta e patate, Russell, come si faceva una volta. O almeno questa è la ricetta che io conosco. Vi ripeto, la pasta mischiata non ce l'ho, utilizzerò queste pennette piccole, però sono sicuro che comunque si uscirà bene. Dire qui. Ragazzi, se condividete il video mi fa piacere che più gente vede. Che più gente vede quello che sto cucinando questa sera. Ok, manca anche al forno esattamente. Ah, guardate qui, ma che cosa sta succedendo? Ragazzi, la pasta, io. Ok, è vero che c'è la tradizione, ci dice di utilizzare un determinato formato, anche con la carbonara, si dice che si utilizzano gli spaghetti alla carbonara, però non è detto che anche le altre paste non sono buone. Quindi pasta, cerchiamo di andare elaborare un po' i sapori e vedere qual è la pasta adatta per abbinare il sughetto che stiamo preparando. Quindi un po' a seconda dei gusti, un po' pure a seconda di quello che abbiamo a disposizione, un po' più cerchiamo di immaginare, ok? Perché dico, che cosa, diciamo una cosa un po' birichina, nel senso, gli spaghetti con la pasta e patate forse non si potrebbe, non ci stanno bene, però se si spezzettano gli spaghetti, se si fanno tipo pastina, forse si potrebbero abbinare bene. Sì Maria, come ho già detto, la pasta mischiata, io vivo a Barcellona e non c'è, almeno io non l'ho mai vista. E quindi per questo oggi sto utilizzando questo formaggio di penne così piccolo, però ovviamente la pasta mischiata, ragazzi, è il top per questa ricetta, ok? Un saluto da New Orleans. Hi Scott, how are you? Thank you very much for watching me even today. I see you. Always watching me when I'm cooking. Thank you very much.
Va bene ragazzi, allora stiamo facendo la pasta con le patate. Guardate qua, guardate qua. Ma che cos'è? Ma che cos'è? Mamma mia. Quindi, oh ecco, adesso questa è la consistenza che stavo aspettando. Vi faccio vedere che... ci sta Giovanni, ci sta, ci sta. Ci puoi mettere un po' di pomodoro. Allora io che faccio invece? Io ci metto giusto un cucchiaio. Ci metto giusto un cucchiaio di pomodoro oppure un cucchiaio di concentrato. Adesso vi faccio vedere. Vedete queste patate? Vedete come si stanno facendo belle, che si stanno schiacciando? Così devono rimanere. Io adesso che cosa faccio? Adesso che cosa faccio? Ci metto un cucchiaio, senza esagerare, per dare un po' di colore e un altro sapore extra. Quindi ci metto un cucchiaio e mezzo di pomodoro, di conserva di pomodoro. Due bei cucchiai. Ok? Poi, diciamo, io l'ho vista fare tante, tante volte a casa a mia nonna, che ci metteva il concentrato di pomodoro, ok? Poi ragazzi, ripeto, a seconda dei gusti e a seconda di tante cose. Perfetto, a questo punto ragazzi la pasta, vedete, madonna, ma che bel colore. No, vi devo far vedere. Certo che ci mettiamo il formaggio, lo mettiamo alla fine. Allora a questo punto ragazzi ci mettiamo, guardate qui, ci mettiamo un altro brodo, ok? Vedete che si è un po' colorita, un paio di cucchiai di pomodoro. A questo punto ragazzi le patate di questa consistenza vanno bene, si iniziano a rompere, però noi non vogliamo fare un brodino, ok? Noi vogliamo comunque cucinare la pasta. Quindi che cosa si fa? Adesso si abbonda con il brodo, la padella è in alluminio. Ok, abbondiamo con il brodo e via. Aspetta, voglio prima assaggiare ragazzi, importante sempre assaggiare prima. Allora mi prendo un cucchiaio, dov'è il mio cucchiaio? Prendo un cucchiaio, assaggio prima al volo. Perfetto, allora ragazzi ci vuole giusto un pizzichino di sale, ok? Adesso faccio vedere ragazzi. Adesso vi faccio vedere cosa faccio. Ci metto allora un pizzichino di sale. Già l'abbiamo allungata con il brodo. Poi comunque la andiamo a correggere alla fine. Un pizzichino, non troppo, perché poi se non va bene ragazzi la possiamo andare a correggere alla fine. Invece se è di meno possiamo sempre andarla a correggere alla fine. Ma se il sale è troppo invece non si può fare. Esattamente Angela, le croste di parmigiano, purtroppo non ce l'ho, ci ho pensato, mi sto un po' arrangiando con questi ingredienti, però comunque spero che esce bene. Schizzato un po' qui, una pulita veloce. Comunque spero che esce bene ragazzi. Allora io la pasta ce l'ho giunta, a questo punto ragazzi dobbiamo solo aspettare che la pasta si cucini, ok? Esattamente ragazzi, le croste di parmigiano sono brava Angela che l'ha fatto notare, perché sono veramente quel tocco in più. Poi perfetto, allora qui continuiamo alla cottura della pasta e patate ragazzi. Ma che cos'è la pasta e patate? Veramente bella. E poi non mi ricordo l'altra sera ragazzi chi mi ha detto Davide quando ci fai la pasta e patate, perché mi ricordo qualcuno l'aveva detto e io ci ho pensato perché avevo troppe patate qui nella mia dispensa, quindi ho detto vabbè allora la facciamo stasera, non sono neanche riuscito a fare spesa, quindi ho detto vabbè vediamo se c'è una bella ricetta questa sera. Stiamo facendo questa bella pasta e patate. Allora questa pasta e patate ragazzi, questo metodo di cottura si chiama, diciamo, è chiamato risottata, perché noi il risotto come lo facciamo? Lo cuciniamo, poi aggiungiamo man mano il brodo. In questo caso stiamo facendo lo stesso.
non cuciniamo la pasta a parte e poi ce la aggiungiamo, anche se si può fare, ok? Si può fare, ovviamente la pasta e patate, diciamo, è sempre stata fatta in questo modo, perché che cosa, diciamo, la tradizione dice che si prendono tutti gli scarti della pasta e si mettono nella stessa pentola e si fanno cuocere insieme. E per questo si fa questa operazione. Quindi man mano vediamo che si asciuga un po', ci andiamo ad aggiungere un po' di brodo. Perfetto, andiamo ad aggiungere un po' di brodo, ragazzi, ma sta pasta secondo me sarà la fine del mondo. Quindi come devo uscire? Devo uscire abbastanza cremosa e abbastanza anche leggermente brodosa. Oddio, io non parlo tedesco, ragazzi, se c'è qualcuno che parla tedesco e può tradurre questo messaggio. Ok, perfetto, ragazzi, ma questa scena vi faccio vedere, ragazzi, guardate qui, come bolle. Adesso vi faccio vedere come esce. Ah, grazie mille. Bella, ragazzi, la pasta e patate, ma che cos'è? Cosa c'è di più buono? Questa, vedete come si crea questa cremina, ok? Questa è la cremina che rilasciano le patate, perché le patate sono ricche di amido e quindi questo è quello che si... questo che è quello che esce. Ciao Luigi, mi fa piacere che sei qui con me. Guardate qui, ragazzi, la pasta e patate, ma che cos'è? Ragazzi, vi ripeto, per chi si fosse connesso solamente adesso, vi voglio dire che c'è il mio corso di cucina gratuito disponibile. Se qualcuno vuole farne parte, c'è il link qui nei commenti. Non ti preoccupare, Valeria, che adesso si asciuga, la pasta ancora non è cotta. Non ti preoccupare, la pasta è ancora più che al dente, adesso la facciamo asciugare. Non ti preoccupare. Quindi vi ripeto, ragazzi, per chi volesse accedere al mio corso di cucina gratuito, o clicca qui nei commenti dove si può accedere a questo corso di cucina gratuito, basta che premete sul pulsante inizia, corso di una settimana di cucina, oppure mi scrivete in chat, c'è il mio robot assistente che vi risponderà e vi dirà come iniziare a far parte del mio corso. La pancetta, sì, la pancetta ci ho messo, ragazzi, ovviamente, ripeto, a casa chi non ha la pancetta, ma utilizzate il guanciale, che è bello, il guanciale è bello bello saporito. Luigi, a quale pagare, questa è la mia passione, il corso di una settimana è gratuito. Grazie mille Rocco della traduzione, grazie mille, gentilissimo. Grazie mille anche Marco, mi fa piacere. Ragazzi, ma che cos'è? Io vi faccio vedere, sentite come si dice? Non so, a Napoli dicevano tipo una cosa come pioppea. E qualcuno è di Napoli, ragazzi, come si dice questo suono che fa po, po, po? Adesso tra un po' andiamo ad assaggiare, perché sinceramente a me mi sta venendo fame, ragazzi. Mi sta venendo la fame, guardate qui queste belle pennette. Vediamo un po'. Mamma mia. Ci siamo quasi, ragazzi. Buonasera da Gallipoli. Un saluto a Gallipoli, bella, bellissima. Sono stato 2 anni fa a Gallipoli. Scopotea. grazie Angelina, sì, quindi la pasta sta scopodiana. Pupulea ci dicono, pippare ci dicono, vabbè ragazzi, pippiare, scusate, pupulea, va bene, no? Sembra capito. Ragazzi, simpaticissimi, veramente mi sono commosso. Sebastiano, io ce la metto la pancetta
che dà veramente un tocco buono, dà veramente un tocco buono in più a questa pasta. Ovviamente a seconda dei gusti, ragazzi, ci siamo, ci siamo, ok, ci siamo. Vediamo un po', vediamo un po', andiamo a fare la prova del 9, la prova del 9, vediamo un po', vediamo com'è sta pasta. Mamma mia, buono. Allora ragazzi, a questo punto, allora vedete, vedete che si è fatta questa cremina, ok? A questo punto io che faccio? Io spengo il fuoco. Pasta e patate stiamo facendo. A questo punto, vedete, ragazzi, vedete, vedete che si è fatta la cremina, ok? Quindi rimane leggermente brodosa. Guarda, Adele, sì, lo puoi fare, l'importante è fare sempre attenzione, perché ovviamente le padelle in alluminio sono molto più... Soprattutto queste qui di qualità, questa è una padella piuttosto costosa, quindi è una padella buona che non si graffia, ok? Ragazzi, quindi a questo punto che cosa facciamo? Allora, parmigiano a sentimento. Ce lo metto tutto. Parmigiano a sentimento, ragazzi, ok? Non facciamo, non sporchiamo niente. Poi mischiamo per bene, poi ci mettiamo la scamorza, ragazzi, ci mettiamo la scamorza, ciao Salvatore, bella la scamorza, potete mettere la scamorza normale, quella affumicata, ok? Quindi facciamo sciogliere per bene, mamma mia, che cos'è? Quindi facciamo giusto sciogliere un altro po' il formaggio, mettiamo fiamma bassa oppure anche fiamma spenta, si può fare forno con spento, e continuiamo con la mantecatura, ok? Ci metto giusto un po' di brodo, giusto un po' per completare. Bello, ma che cos'è? Ma che cos'è, ragazzi? Adesso vi faccio vedere, non vi preoccupate. Ok, ci siamo ragazzi. Guardate qui, vi faccio vedere. Guardate qui com'è diventata bella. Mamma mia, è una crema, ragazzi, è crema. Ma sì, un po' di spezie, ragazzi, ci stanno bene. Se avete qualche spezie, io non le utilizzo, però si utilizza, ho visto tante volte utilizzare il prezzemolo piuttosto del basilico. Perfetto, ragazzi, guardate qui com'è uscita. Ok, adesso vi faccio vedere. Me la metto in un piatto e me la vado a mangiare. Vi faccio vedere come la facciamo, ragazzi. Questa semplice pasta alla casereccia, ok? Avviciniamo un po' alla casereccia. Ok, piatto fondo e via. Ragazzi, ma ragazzi, guardate qua, ho fatto la pasta e patate. Ma che cos'è sta pasta e patate, ragazzi? Spettacolare. Guardate qui. Ok, adesso vi faccio vedere, non vi preoccupare, mi sono fatto mezzo chilo di pasta solo per me. Perfetto. Qui ragazzi, vedete come deve uscire la pasta e patate? Un po' leggermente brodosa, ma giusto un po', perché deve uscire una bella cremina. Ok ragazzi, semplicissima da fare. Poi se ci volete mettere qualcosa un po' sopra, un altro po' di formaggio, io ce l'ho messo veramente a quantità industriali dentro. Adesso però voglio fare una bella cosa, ragazzi, io l'assaggio qui, la prendo qui senza parole, veramente buona, ragazzi, pasta e patate, ok? Quindi ragazzi, questa sera vi ho fatto pasta e patate, ok? Con le pennette quelle piccole. Vi ripeto, a casa
A casa potete utilizzare la pasta mischiata che è da tradizione, oppure utilizzate la pasta corta, oppure se avete qualche scarto di qualche altra pasta la fate, la rompete un po' per far sì che si cucinino un po' omogenei, perché la pasta mischiata, ragazzi, non deve neanche uscire, non deve uscire al dente, deve uscire, deve essere cotta al punto giusto. Quindi mischiare diverse paste con che hanno un po' una consistenza diversa non è poi così un gran quel grande dilemma. Quindi, ragazzi, stasera pasta e patate, io me la vado a mangiare, con permesso. Mi fa piacere che avete fatto parte della mia diretta. Ragazzi, per chi vuole accedere al mio corso di cucina gratuito di una settimana, c'è il link qui nei commenti, ok? Oppure potete semplicemente scrivermi in chat e c'è il mio robot assistente che vi risponderà e vi darà le informazioni per proseguire. Basta che premete sul tasto inizia e inizierete il corso gratuito dalla durata di una settimana. Riceverete un video ogni 24 ore. Ok, ragazzi, quindi questa sera pasta e patate, io me la vado a mangiare. Grazie mille, ragazzi, ci vediamo alla prossima. Ciao!